Alle pareti i pezzi più importanti delle carrozzerie delle auto che hanno segnato la storia della Lamborghini. È attraverso questa galleria che si arriva al laboratorio di ricerca sul carbonio, inaugurato a Seattle, nato da una collaborazione con la Boeing e la Washington State University, ora centro autonomo, che sperimenta il futuro. 30 anni di studio su una fibra, il carbonio, dà l'enorme potenzialità utilizzata nell'industria automobilistica e aerospaziale. Si può fare ancora di più sulle vetture e sugli aerei, dicono i tecnici. Il marchio italiano, ora capitale tedesco Volkswagen, è stato il primo a utilizzare il carbonio sulle auto. Alla conquista degli Stati Uniti, a Los Angeles ha presentato la nuova Centenario, solo 40 esemplari, completamente in fibra di carbonio. Il laboratorio di oggi non è altro che una punta dell'iceberg di tutto quello che è il lavoro che sviluppiamo qui a Seattle, con le collaborazioni con grandissime aziende tipo la Boeing. E su questo devo dire, e lo ribadisco, siamo molto orgogliosi perché siamo stati i primi a crederci e quindi sotto questo profilo stiamo continuando in questa tradizione che per noi rappresenta il futuro non solo per fare una vettura sempre più performante, ma abbiamo visto che l'applicazione dell'utilizzo del carbonio può essere esplorata e sviluppata anche in altre forme.